Chiediamo scusa per il piccolo ritardo, ma siete rimasti a Guglia anche voi o no? No, vedi, qui non è mancata. È la mancata la luce al Palazzo Chigi, quindi. Ma qui abbiamo la luce della cultura che ci viene da tanti libri. Il primo, guarda, proprio di compagno. Pensa un po'. Spese a parte, grazie di essere venuti. Siamo qui per la settima edizione del Premio Matteotti, che come sapete fu istituito con la legge del 2004 ed è assegnato ad opere, dice la legge, che illustrano gli ideali di fratellanza tra i popoli, di libertà e di giustizia sociale che hanno ispirato la vita di Giacomo Matteotti. Quest'anno sono particolarmente soddisfatto perché dopo qualche anno di una partecipazione qualitativamente ottima, ma quantitativamente molto contenuta, quest'anno invece hanno saputo gli autori unire la quantità e la qualità, perché sono state molte le partecipazioni in tutte le sezioni del premio e di altissima qualità, come tra poco sentirete ascoltando i premiati. Io devo ringraziare la giuria, una giuria autorevole che è presieduta dal segretario generale di Palazzo Chigi, il consigliere della Corte dei Conti Mario Strano, e che è composta dai professori Antonio Cardini, Stefano Peretti, Maurizio degli Innocenti, il dottor Ugo Finetti, il professor Francesco Perfetti, il professor Angelo Sabatini. Una giuria, come vedete, autorevole e competente, che si è sobbarcata alla lettura dei numerosi testi pervenuti nelle diverse sezioni. Abbiamo la saggistica, le opere letterarie e teatrali e le tesi di laurea. Io chiederei al professor Peretti, che del premio è stato il segretario generale, l'animatore, di svolgere una relazione e di annunciare i premiati per le tre sezioni. Buongiorno, io mi limiterò a una lettura notarile e come l'anno scorso poi affido al dottor Letta una riflessione complessiva sul premio. Mi unisco a lui nel rallegrarmi per il numero ma la qualità. Questo ci ha consentito, a differenza di altre edizioni, di assegnare i premi in tutti i tre settori, soprattutto quello che era sembrato un po' carente delle tesi di laurea. Vorrei anche ringraziare per la collaborazione la segreteria che ci ha molto agevolato nel lavoro. Grazie. La ringrazio, io l'avrei voluto fare dopo, ma visto che lei è anticipato, io ringrazio tutta la segreteria generale del premio che si è svolta e si è fatta della collaborazione degli uffici della segreteria generale di Palazzo Chigi e citerò soltanto un nome per riassumere tutto, Lucia Esposito, che del premio si è innamorata e che al premio ha dedicato con uno scrupolo, e vedeste come mi richiamava, quando io distratto, perché naturalmente vado a spasso, non leggevo a sufficienza e con la dovuta puntualità, mi mandava le note, ma ha letto, ma ha fatto, quindi venivo costantemente richiamato, ma affettuosamente, con molta premura, quindi le sono grato perché l'efficienza con la quale avete curato ha reso anche, non dico più facile, ma più agevole certamente il lavoro della giuria. Grazie. Scusi l'interruzione. Oh. Allora, iniziamo dal settore della saggistica con un testo che è particolarmente attuale, trattando delle relazioni tra il mondo ebraico e il nostro risorgimento, siamo nel 150°, ma anche perché non si limita alla figura solo di Ezra, ma parla anche del difficile cammino di resistenza dello Stato di Israele, che è un problema ancora adesso drammaticamente attuale. Il testo è Theodor Ezra, Il Mazzini di Israele, del professor Luigi Compagna. La motivazione. Punto di arrivo di una lunga riflessione sulla natura e sulle origini del sionismo, il volume di Luigi Compagna ricostruisce con finezza interpretativa il pensiero di Theodor Herzl, inquadrandolo nel clima della rivoluzione delle nazionalità del secolo XIX e sottolineandone le affinità con l'idea di Giuseppe Mazzini,
in un simbolico parallelismo tra il risveglio nazionale ebraico e il movimento risorgimentale italiano. Scritto con grande vigore narrativo e con eccezionale equilibrio, il volume di Compagna rappresenta un contributo di notevole spessore alla conoscenza di una personalità che, dando voce alle molte anime dell'ebraismo, traghettò la questione ebraica dalla sfera sociale e religiosa alla dimensione giuridica e diplomatica internazionale. Nel contempo, esso offre spunti di riflessione sui valori fondanti della civiltà occidentale e sui pericoli dell'intolleranza, e si presenta come un affresco suggestivo di storia contemporanea e di storia culturale. Invitiamo quindi il professor Compagna. Il professor Compagna, come tutti sapete, è professore di storia delle dottrine politiche, ma anche senatore della Repubblica, e il libro si avvale della prefazione di Francesco Cossiga, quindi una prefazione particolarmente autorevole e significativa, letta soprattutto per la verità postuma, diciamo. Complimenti e grazie. Consegniamo un libro, un palazzo Chigi e il diploma. Grazie. Ecco, il professor Compagna, nonché senatore Compagna, è anche il figlio del famosissimo Quintino Compagna, che fu sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri in altra epoca, quando i sottosegretari alla presidenza erano bravi, non erano. Prego, professore. Passiamo adesso alla segnalazione di due testi di giovani ricercatori. Iniziamo dal volume di Andrea Gandolfo su Sandro Pertini, di cui Matteotti è stato sempre un po' il faro. Pertini si iscrive al Partito Socialista all'indomani del delitto Matteotti, sarà il primo a commemorarlo a Frattapolese nel 1945, chiude il suo settennato. Il 10 giugno dell'85 con Saragat per la consegna del premio Matteotti della Fondazione Matteotti. La motivazione. Con ampie documentazioni e nuovi approfondimenti, Antonio Gandolfo ha ricostruito lungo l'arco di mezzo secolo di vita nazionale la straordinaria esistenza di Sandro Pertini, dalla giovinezza savonese fino alla liberazione. Dal 1896 al 1945 è qui ricostruita in modo scrupoloso e dettagliato la crescita ideale, culturale e politica di Pertini, mettendo a fuoco come la fede socialista e l'impegno antifascista traessero in lui origine dal ricorgimento di Garibaldi e di Mazzini. Vediamo così come la lotta per la libertà e l'amor di patria animano il pensiero e l'azione del futuro capo dello Stato nel suo impegno sin dall'inizio contro la piramide fino al carcere, all'esilio, al confine e infine alla guida della lotta di liberazione nazionale. Il saggio di Gandolfo rappresenta quindi un importante contributo all'approfondimento della conoscenza sia della figura di Sandro Pertini, sia della vivace e complessa articolazione dell'antifascismo italiano. Prego il dottor Gandolfo. Guardi, lei è seduto davanti alla direttrice della biblioteca del Quirinale, la dottoressa Lucrezia Ruggi d'Aragona, la quale evidentemente è venuta per assicurarsi in anteprima il volume di Sandro Pertini della biblioteca del Quirinale, ovviamente. Volete biblioteca se vuole, che lo do io. Allora, vedete già, vedete. Ero sicuro che già fosse in biblioteca, era ovvio. Abbiamo poi un'altra segnalazione sempre di giovani. Sono due curatori, ma al volume poi hanno contribuito diversi ricercatori. Il volume è Costituenti Ombra, motivazioni. Il volume raccoglie una serie di saggi volte a gettare luce sul contributo dato alla nascita della Costituzione Repubblicana del 1948
da parte di soggetti che, sia pure indirettamente, contribuirono a formarsi nell'Italia di quegli anni di un clima costituente, assai più ricco e variegato di quello che trovò espressione nei lavori d'assemblea e nel prodotto dei suoi lavori. L'intento del lavoro, sicuramente sorpregevole anche dal punto di vista metodologico, è quello di correggere la rigidità della tesi storiografica a tutt'oggi prevalente, che intende la Costituzione come frutto di un compromesso politico raggiunto tra i rappresentanti dei grandi partiti di massa a fronte di un paese, di una società civile, in larga misura lontani ed ignari dalle questioni in campo. I saggi raccolti nel volume, nel solco di altri studi orientati nella stessa direzione, dimostrano come in realtà non mancarono in quel periodo iniziative le più varie che ci restituiscono un quadro assai più complesso e variegato nel quale i lavori dell'Assemblea Costituente ci appaiono meno estranei ai fermenti culturali che andavano manifestandosi in quel fatidico quinquennio. Fermenti che puntavano a svolgere una funzione di raccordo tra società civile e assemblea. In sintesi dunque, non una computazione o un ribaltamento della tesi storiografica prevalente, ma una sua più che opportuna e condivisibile rettificazione. Prego allora Andrea Durante e Marco, il dottor Marco Fioravanti. Professor Caretti alle opere letterarie e teatrali. In queste 7 edizioni direi che il settore teatro, per le qualche attenzione, è sempre stato quello più debole. Quest'anno invece addirittura abbiamo 2 premi, visto appunto il valore dei testi inviati. Cominciamo con Amamet di Massimiliano Perrotta. Amamet è un testo teatrale scritto e messo in scena da Massimiliano Perrotta, che vede il protagonista Bettino Craxi nel suo periodo di esilio in Amamet. È una sorta di monologo, riflessione e confessione attraverso cui il personaggio esprime lo stato d'animo di un uomo costretto a vivere lontano dal paese per il quale aveva operato assiduamente per portarlo ad un livello di alta modernizzazione e che si vede costretto ad un esilio dominato dall'ostinato bisogno di capire il paradosso di una condanna che avrebbe dovuto essere il sacrificio a lui richiesto per la modernizzazione della vita pubblica e che invece si è rivelato un semplice accanimento giustizialista che ha dato di lui la semplice vittima sacrificale in un paese ancora dominato dalla corruzione. C'è un classe che non accusa, non difende, non giudica, non odia, ma più che in sé vuole capire una condanna ai suoi occhi iniqua. L'autore, con stile asciutto, conduce la narrazione con ritmo intenso, ponendoci l'immagine umana di un personaggio che si esime di condannare o assolvere, preferendo la ricostruzione psicologica di un dramma interiore che riscatta l'immagine di un leader politico non sempre amato dall'opinione pubblica. L'opera, messa in scena con la partecipazione di un ottimo attore che è riuscito a identificarsi intensamente con il personaggio, ci ha offerto un autore degno di un riconoscimento che la Commissione non gli ha lesinato, assegnandogli ex aequo il premio per la sezione opere letterarie e teatrali. Prego quindi l'autore. Darei allora un libro anche a Mattia Fede. Professore, veniamo all'altro testo. Finalmente un po' di rosa nel premio che fino adesso era solo maschile, Mario, per fortuna porti una nota rosa. Premio alla donna su una donna, su un testo su una donna.
È un testo sulla Merlin e qui vorrei ricordare che il testo riguarda il suo impegno come senatrice, ma trattandosi di Antonio Matteotti vorrei sottolineare che la giovane Merlin fu una stretta collaboratrice di Matteotti nella raccolta dei documenti sulle violenze fasciste nel Veneto. La motivazione. Il testo di Mari Clavoggio merita di essere premiato per l'abilità con cui l'autrice mette in scena il dibattito sulla legge sull'abolizione delle case chiuse, proposto da Lina Merlin, riuscendo, attraverso lo scontro di opinioni durato 10 anni, a puntare i riflettori sui pregiudizi, interessi, ipocrisie, corruzione e ingiustizie della società italiana e del governo non solo durante il fascismo ma anche dopo. Minima l'azione teatrale, tutta la drammaturgia è efficacemente affidata a una partitura di voce a contrasto, tanto che il testo, oltre che il copione teatrale, può trasformarsi in un perfetto radiodramma o anche in una sceneggiatura. Sono tutte potenzialità che l'autrice segnala attraverso le brevi didascalie che indicano la presenza in scena di soli 2 personaggi recitanti, Lina Merlin e un giornalista, mentre gli altri sono figure evocate di cui vediamo apparire le immagini e ascoltiamo le voci. Accanto ai personaggi morti della Camera del Senato ci sono le donne anonime che parlano dall'interno delle case, ognuna con la sua storia di reclusione. E ad essere evocato dal passato anche Josephine Butler, che in Inghilterra ha lottato a lungo per la stessa causa. La voce solista della Merlin interagisce con loro, dialoga, controbatte e anche racconta di sé, della sua vita politica e personale nella continuità di un impegno che dal tempo della lotta antifascista non cambia negli anni successivi. Così a ben guardare Mari Clavoggio mette sì in primo piano la battaglia per la legge, ma per darsi un ritratto esemplare della Merlin nel contesto di un mondo che è uscito dalla guerra e poste le basi di una dichiarazione universale dei diritti umani, si trova poi a lottare per attuarla e difendere i principi ieri come oggi. Mari Clavoggio, sapete, è una straordinaria autrice, una donna di teatro che ama il teatro, è presidente della Società Italiana Autori Drammatici e pubblica questa rivista della Fiaba, appunto, Il Ridotto, dedicata alla vita del teatro. Di questi tempi, tenere in vita un'associazione di autori drammatici e una rivista teatrale non è facilissimo. Se ci riesce, perché lo fa con un impegno, con una dedizione, con una pazienza, con una costanza veramente ammirevoli. Anche per questo meriterebbe un premio. E vorrei aggiungere a questa meravigliosa cosa il fatto che è la seconda volta che io ricevo questo premio. Esatto. Il primo è stato nel 2005, la prima edizione dedicata proprio a Matteotti. A Matteotti, l'ultimo discorso che facemmo nella sala consiliare del Campidoglio, invitati da Marco Veltroni, protagonista e regista Ennio Coltorti, che è qui con noi. E io spero che anche la Merlin trovi la strada del palcoscenico. Molto bene. A questo punto, no, inviterei l'attore, col tuo permesso, l'attore Roberto Pensa, che ci leggerà un breve brano dell'opera teatrale, appunto, Amamette. Prego. Amamet di Massimiliano Verrotta, consulenza storica di Matteo Feltri. Odio. Odio e poi ancora odio. Quelli furono gli anni dell'odio e dell'eccesso. La sentii montare, l'ondata dell'odio. L'ondata del furore senza argine. L'euforia regnava sovrana nelle strade, nei bar, nelle case. Mai si era vista in Italia un'ondata di violenza verbale così veemente, così minacciosa e così unanime.
I professionisti denunciati in mezzo stampa si scatenarono. Numerosi giornalisti si trasformarono in commissari del popolo e imbastirono frettolosi processi a senso unico. Centinaia e centinaia di reputazioni furono buttate al macero, così, con pochi tratti di penna. E incendiari, sovvillatori, mestatori di ogni sorta, ebbero gioco facile a fomentare l'odio sociale. Si favorì la criminalizzazione indiscriminata dell'intera classe politica di governo, una caccia alle streghe di inconfondibile marca totalitaria. Ben presto a nessuno interessò chi fosse colpevole e chi innocente. Diventammo tutti colpevoli di essere al potere. I potenti, che usualmente le angherie le commettono, stavolta le subirono. Si iniziò una presunta rivoluzione morale per via giudiziaria. Si sancì il perverso principio antidemocratico secondo cui la parola di qualsiasi rappresentante della pubblica accusa fosse pregiudizialmente più attendibile di quella di qualsiasi politico democraticamente eletto. E taluni magistrati si trasformarono in sceriffi, pretendendo e ottenendo di dettare al Parlamento le stesse leggi. E si scatenarono perverse guerre fratricide. Non pochi provarono ad approfittare delle difficoltà degli amici più prossimi per prenderne il posto. Odio, odio e poi ancora odio. Professor Caretti, ultima lezione tesi di laurea. Ecco, presidente, particolarmente lieti quest'anno perché premiamo una tesi su Matteotti. Non che nelle scorse edizioni fossero mancati i testi, ma che non presentavano nessun elemento di novità e di originalità. La tesi è Giacomo Matteotti, cronaca di una morte annunciata di Luigi Ferrando, e questa è la motivazione. È un testo ampio e documentato con spunti originali sia per la documentazione usata, sia per la bibliografia completa di cui l'autore dà conto in modo esaustivo e competente. Il lavoro ricostruisce l'intera biografia di Matteotti dei primi anni di vita all'inizio dell'attività pubblicistica, all'impegno contro la guerra, alla cronaca dello squadrismo, alla segreteria del partito fino alla lotta antifascista. Particolare attenzione dedicata alle tragiche fasi del sequestro e della morte che segnano una svolta nella storia d'Italia. Scritta con linguaggio scorrevole ma profondo, l'opera è segnata, sì, segnala, oltre che per la ricchezza della documentazione, anche per la valida ricostruzione del contesto storiografico in cui la vicenda studiata si colloca. Spicca rispetto alle altre tesi in concorso, oltre che per l'argomento, anche per la maturità con la quale esso viene affrontato. La figura di Matteotti esce dalla lettura di questo elaborato ben tagliata ed efficacemente descritta, con un contributo all'avanguardia agli studi matteottiani. La tesi laurea di Ferrando è dunque meritevole del conseguimento del premio. La Commissione aveva anche auspicato la possibilità di una sua pubblicazione e vedo nell'ultima comunicazione che il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria provvederà. Lei, professor Caretti, di aggiungere qualcosa non sull'oggetto della tesi, ma sul soggetto. Vorrei leggere la lettera con la quale la direttrice del Dipartimento di Storia dell'Università di Torino accompagna la tesi di Ferrando. Luigi Ferrando si è laureato in storia del giornalismo, disciplina di cui sono titolare della Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di laurea in scienze della comunicazione, ha presentato una tesi dal titolo Giacomo Matteotti, cronaca di una morte annunciata. Ho avuto modo di conoscere durante i miei corsi Ferrando e di apprezzare la sua serietà di studente. Nel corso della ricerca e della stesura del lavoro, inoltre, ha mostrato di possedere in modo maturo quelle qualità di pazienza, curiosità, intelligenza, meticolosità che caratterizzano il ruolo del ricercatore. Mi auguro che il suo impegno e il suo lavoro siano tenuti in considerazione dalla Commissione. Noi gli auguriamo anche di avere un avvenire luminoso e denso come la sua tesi laurea. Grazie.
26 anni, 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 26
Non ti credo, abbiamo più libri, non ha più prego, non abbiamo più libri. A lei la conclusione, a lei la conclusione. No. Mi sembra che quello che avevo detto all'inizio, cioè che la quantità che aveva forse costretto la giuria a un lavoro, un supplemento di lavoro, era però quest'anno una contropartita della qualità, è dimostrato dai nomi e dai titoli che avete sentito, dalle motivazioni che il professor Caretti ha letto quasi bene come il nostro attore. Ci siamo appuntamenti all'anno prossimo, all'ottava edizione, perché il premio comunque continua. Grazie, arrivederci.